Sante messe, cortei e deposizione delle corone d'alloro, celebrata anche in provincia di Pesaro e Urbino, la festa della liberazione. Gite fuori porta, pranzo al ristorante e passeggiate, ecco dove fanesi e pesaresi hanno trascorso il 25 aprile tanti turisti provenienti da Umbria e Lombardia. A Fano il Gran Gala dell'Olio Expolea 2023, consegnati premi ai migliori oli italiani e internazionali. Oltre 400 le etichette valutate, per l'Italia si difendono le Marche, premi anche a Croazia, Spagna e Turchia. A Fano prende il via con il Jazz itinerante nelle scuole, il programma dedicato all'International Jazz Day, più di 300 gli alunni coinvolti e oltre 400 gli allievi che parteciperanno al concerto del 27 al Teatro della Fortuna. Incontro con gli alpaca sulle colline di Ronco San Baccio, Fano TV ha incontrato questi simpatici animali per scoprire tutte le curiosità sul loro mondo e sulle loro abitudini. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. In primo piano le celebrazioni che si sono svolte in occasione della liberazione dal nazifascismo, diversi picchetti d'onore, i cortei, le benedizioni e la deposizione delle corone d'alloro. Oggi abbiamo seguito le iniziative che sono state organizzate a Fano e Pesaro. Iniziamo dal corteo partito intorno alle 10 dal municipio di Fano. Fumogeni rossi, canti della resistenza, bandiere e striscioni. Sono state circa 300 le persone che questa mattina a Fano hanno preso parte al corteo per celebrare il 78esimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. La cerimonia istituzionale è iniziata di fronte al municipio con l'inno di Mameli e la deposizione di una corona d'alloro presso la lapide Ampi commemorativa dei partigiani fanesi caduti. La cerimonia, accompagnata dalla banda Città di Fano e dal gonfalone della città, è proseguita al monumento alla Resistenza ai giardini della Rocca Malatestiana. Il corteo si è poi spostato per la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre in Viale Bruno Buozzi. Ha un grande significato, non vuole essere un rito, è un momento per ricordare e per farci comprendere che se oggi siamo qua a celebrare in democrazia e in libertà è grazie anche al sacrificio di tante giovani donne e giovani che hanno sacrificato la loro vita per la libertà. E questa è un'eredità importante che noi dobbiamo preservare, conservare e tramandare. E allora questi momenti ci aiutano a mantenere vivo il ricordo, a capire il significato di cosa significa essere in un paese democratico e libero. Uno dei padri costituenti disse una frase forte, molto bella: ci accorgiamo dell'importanza, la libertà è come l'ossigeno, ci accorgiamo della sua importanza quando viene a mancare. Ecco, allora questi momenti ci devono aiutare proprio per preservarla. Mi dispiace che ancora il paese è diviso in questa giornata. Invece è una giornata che appartiene a tutti, a prescindere dalle appartenenze, perché la libertà e la democrazia è di tutti. Essere qua ha un significato, quindi non è solo simbolico, ha un significato profondo e di grande valore. Alla cerimonia hanno partecipato decine di rappresentanti delle istituzioni locali, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, del Cibi Club Mattei e di varie associazioni del territorio, nonché una nutrita delegazione dell'Ampi Cittadina. Presenti anche alcuni componenti del centro autogestito Grizzly e delle Sister on the Block che, con corio, con un megafono in mano, hanno contrastato le ideologie razziste e fasciste. Come ogni anno abbiamo partecipato con uno spezzone lanciato da appunto antifascisti e antifascisti, che comprende il Grizzly ma anche altre realtà come le Sisters on the Block, e come ogni anno appunto abbiamo partecipato per ricordare che il 25 aprile per noi non è una ricorrenza, non è solo una ricorrenza, ma
L'antifascismo è una pratica quotidiana che portiamo avanti tutti i giorni e per questo oggi siamo venuti in piazza con il portato di tutte le lotte e le battaglie che portiamo avanti a Fano, ma nella nostra regione tutto l'anno. Invece i cori contro il governo Meloni sono partiti da voi? Dal nostro spezzone sicuramente, diciamo che non è un governo amico, così come non ne abbiamo mai avuti di governi amici, e ogni anno prendiamo parola appunto contro le politiche che riteniamo intollerabili, le esternazioni fasciste, così come ogni forma di discriminazione e di lotta, diciamo, cioè portiamo avanti un'idea anche appunto di giustizia sociale dentro questo corteo. Hanno sempre strumentalizzato e continuano a strumentalizzare il ruolo della donna per continuare a promulgare una società patriarcale, macista, classista e capitalista e oggi più che mai identitaria e razzista. Noi siamo un collettivo femminista e transfemminista di Fano e siamo qui questa giornata perché comunque è sulla pelle delle donne spesso che le politiche fasciste vengono portate avanti. Pensiamo ai discorsi recenti sulla denatalità e la sostituzione etnica, per cui in una visione fascista le donne vengono viste come incubatrici di figli che possono essere per la patria o per il capitale e non viene presa in considerazione la libertà di scelta delle donne. Tematiche come la contraccezione e l'aborto vengono osteggiate e per questo noi siamo qua oggi, ma come siamo nelle piazze difendere i nostri diritti tutti i giorni, ad esempio il 6 maggio saremo alla manifestazione nazionale ad Ancona con il nostro spezzone, con i nostri contenuti sulla tematica dell'aborto, libero, sicuro e gratuito e garantito. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Adesso andiamo a Pesaro, dove le celebrazioni sono iniziate con una santa messa in memoria dei caduti per la libertà. C'era per noi Marco Lunigro. Anche a Pesaro si sono svolte le celebrazioni per il 25 aprile, giorno della liberazione d'Italia. Un programma ricco di tappe, prima la messa alle ore 9 presso la cattedrale, poi la deposizione delle corone al sacrario di Piazzale Collenuccio e alla cappella votiva di Sant'Ubaldo. Infine il corteo di autorità, associazioni e cittadini con punto di arrivo al Monumento alla Resistenza. Dopo la deposizione delle corone in Piazzale Falcone Borsellino sono andati in scena gli interventi delle associazioni combattentistiche d'Arma, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e del rappresentante degli studenti. Infine il discorso del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, a chiudere le celebrazioni. Un pilastro della nostra nazione, l'Italia si basa su due pilastri, il risorgimento e la lotta di liberazione. E quindi è fondamentale continuare a festeggiarla, perché combattere il fascismo, il nazifascismo e quei valori, quei disvalori, dobbiamo continuare a farlo ogni giorno, quando combattiamo il razzismo, quando combattiamo coloro che vogliono con violenza colpire qualcun altro. E quindi i valori della democrazia, della pace, dell'uguaglianza, della libertà sono i valori che grazie alla lotta di resistenza ci hanno consentito di crescere e vivere nel paese in cui viviamo. Quindi sempre grande gratitudine a coloro che ci hanno permesso tutto ciò, ai partigiani, agli alleati, ai militari e alle forze dell'ordine che decisero di stare dalla parte giusta. Non dobbiamo mai dimenticarcelo, perché se noi abbiamo avuto la fortuna di crescere in democrazia e libertà è grazie a queste migliaia e migliaia di persone. Penso che sia, come ho detto, la responsabilità nelle scelte che si fanno tutti i giorni, la scelta di ricordare la storia da cui veniamo, ma anche la scelta di pensare a un futuro che possa essere in linea con le persone che hanno dato la vita per quello che noi abbiamo adesso. Essere democratici, avere quello che abbiamo ora, non è gratis. Comporta un'assunzione di responsabilità quotidiana nelle piccole e nelle grandi scelte, che non è mai facile, ma penso che sia la cosa più potente e più grande che si possa fare. Nel nostro piccolo abbiamo tantissime possibilità di azione ed è giusto e importante che ci prendiamo la responsabilità di scegliere.
E come dicevamo, oggi in quasi tutti i comuni è stata celebrata la festa della liberazione. L'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, ospitata dal Commonwealth, ha festeggiato la ricorrenza a Montecchio, vicino al cimitero di guerra dei caduti alleati. Il picchetto d'onore è stato eseguito dal 28° Reggimento Pavia e sono state depositate le corone di alloro in memoria dei caduti. La manifestazione è proseguita con l'intervento delle autorità, con la presentazione delle bandiere e con l'esibizione di brani a cura del coro I Cantori della Città Futura. Le celebrazioni si sono poi concluse con il sorvolo del tricolore del Fly Fano Team, pattuglia di volo in formazione. Ampia partecipazione istituzionale e di pubblico anche a Urbino, con l'accompagnamento dell'orchestra di strumenti a fiato diretta dal maestro Michele Mangani, che ha guidato il corteo nel percorso che ha portato alla deposizione delle corone di alloro in memoria dei caduti in Piazza della Repubblica e in Viale Buozzi. Invece a Mondolfo le iniziative si sono svolte al Parco della Rimembranza, dove oltre al corteo delle autorità civili e militari con la partecipazione del Corpo Bandistico Santa Cecilia, per l'occasione sono stati premiati gli alunni vincitori del concorso Dalla Memoria a Ricordo, dedicato alle vittime della Shoah e delle foibe, indetto dall'amministrazione comunale in collaborazione con le scuole del territorio. Non solo celebrazioni istituzionali, ma anche momenti di svago, nonostante il maltempo che si è abbattuto sulla nostra provincia, ma in generale sulle Marche nel pomeriggio. Allora vediamo come cittadini e turisti hanno trascorso questa giornata. Oggi 25 aprile, che cosa c'è di meglio che fare una passeggiata a lungomare? È vero, anche il tempo però se lo consente. Pomeriggio? Pomeriggio in casa. Siamo venuti a visitare Fano perché pensiamo che sia una bellissima città e siamo camperisti. Felicemente camperisti, pensiamo di passare qui tutta la giornata del 25 aprile. Cosa le è piaciuta di più? La città storica, quindi città romana, e anche il lungomare. E oggi si cammina velocemente qua al Lido. Esatto, sì, da casa qui al ponte e poi ritorniamo a casa alla Gimarra camminando veloce. Poi mangerete in casa o andrete al ristorante? No, mangiamo in casa tranquillamente. Se il tempo aiuta potremmo fare qualche camminata, ma non lo vedo molto promettente. Altrimenti niente, qui in giro per Fano. Noi siamo di Milano. Di oggi siamo qua, ci stiamo godendo il panorama. Ovviamente un pensiero va al nostro 25 aprile, alla libertà che abbiamo conquistato e alla memoria storica per mantenerla sempre. E il 25 aprile è anche occasione per far giocare i propri cani in spiaggia. Sì, dai, ci sta oggi una bella giornata, insomma. Vivo, di dove siete? Fondi, provincia di Latina. E da quanti giorni siete qua? Da ieri. Diciamo, stasera ripartirete? Stasera ripartiamo, sì. Vi piace Fano? Sì, molto bella. Ah, pomeriggio farete una passeggiata anche fuori Fano o rimarrete qua? Sappiamo che c'è una fiera da queste parti e volevamo andare a fare un salto alla fiera. E invece voi di dove siete? Allora, io dalla provincia di Milano. Lei? Belluno. E lei? Belluno. Come mai avete scelto Fano oggi? Ma noi siamo venuti a Fano, loro lo conoscevano già, vengono da tanti anni. Abbiamo approfittato di questo ponte, visto che è una bella meta, che offre sia qualcosa di interessante dal punto di vista magari culturale, storico, sia il mare, per cui ci siamo godute anche l'aria buona del mare, visto che inizia la bella stagione. Voi di dove siete? Allora, siamo umbre, io da Foligno. Orvieto. Perugia. Come mai avete scelto Fano? Per passare una giornata insieme. E al mare. Quindi solo oggi? Sì, sì, solo oggi, poi siamo di ritorno questa sera. Poi ovviamente andiamo anche a mangiare, approfittiamo anche della giornata. Zona mare? Sì, zona mare, sì, quindi adesso infatti stavamo addentrandoci. Il 25 c'è chi si diverte, ma c'è anche chi lavora. Giustamente, tipo qua a Fano, che hanno dal 23 che hanno appunto fatto questa fiera dell'artigianato, noi veniamo da giù, da Avellino. E sì, siamo venuti qui per lavorare perché giustamente c'è chi fa le ferie, chi viene al mare, chi si va a fare una bella passeggiata per Fano e noi lavoriamo qua appunto per i clienti che passano e vedono. Sono Giordano Montanari, sono un appassionato dei quadri, in particolare abbiamo preso la classica seppia, due gamberi rossi, in particolare un cavalluccio marino che era 10 anni che non si vedeva più, quindi questo è un buon segno, vuol dire che c'è l'acqua pulita. È il 25 aprile, una giornata di festa, scopriamo insieme il programma dei pesaresi e non solo. Andiamo a mangiare al ristorante, sì.
poi? Poi... ma loro sono nostri amici che ci sono venuti a trovare da Modena, quindi ripartiranno e io penso che andrò a riposare. Siamo turisti. Da dove venite? Veniamo da Bari. Per quanti giorni che starete qui? Dal 22 al 26, domani partiamo. Ma qual è la cosa che più vi piace, vi attira di Pesaro? Pesaro non ce l'aspettavamo, sembra abbastanza turistico, quindi ci è piaciuto sia, vabbè, noi siamo anche di fronte al mare. Quindi un albergo bello di fronte al mare, poi è vicino anche a Riccione, Rimini, molte attività anche per i bambini nelle zone limitrofe. Quindi saremmo dovuti andare in vacanza, ma quando ho visto il weekend di tempo brutto ho rinunciato. Andiamo a mangiare qualcosa giù al mare. Poi? E poi passeggiamo. Siamo a pranzo fuori e poi pensiamo di andare a fare un giro al mare. Poi andiamo a Cattolica a mangiare e niente, facciamo la nostra passeggiatina. Qual è il vostro programma odierno? Probabilmente faremo una piccola escursione se il tempo tiene, forse andiamo in Romagna, niente di particolare insomma. Mangerete fuori quindi? No, probabilmente mangiamo a casa e poi dopo andiamo nel pomeriggio. Io lavoro oggi. Io lavoro perché devo lavorare e adesso faccio una passeggiata con il mio amico. Abbiamo gli identici programmi. Andare fuori a pranzo. Due chiacchiere con gli amici, poi si vedrà. Andiamo al ristorante perché piove. Altri programmi? Una passeggiata col cagnolino e poi ci riposiamo. Invece rientriamo perché il ponte è finito, per cui noi dobbiamo rientrare. Da dove venite? Dal Friuli. Qual è la cosa più bella che vi ha colpito di Pesaro? Pesaro siamo venuti stamattina, che la stiamo guardando adesso. È... fare un giro qui per Pesaro, e andare a mangiare e basta. Farci una passeggiata a lungomare se il tempo migliora. Torniamo a Fano, dove nel fine settimana si è svolta la cerimonia di premiazione dei migliori oli italiani e internazionali. Si sono svolte sabato 22 aprile nella splendida cornice della Pinacoteca San Domenico a Fano le premiazioni dei prestigiosi concorsi organizzati da Olea, l'oro d'Italia e l'oro del Mediterraneo, giunti rispettivamente alla 14ª e 12ª edizione, il tutto nell'ambito della manifestazione Gran Gala dell'Olio Expo Olea 2023. Alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, oltre all'assessore alla cultura del comune di Torre Maggiore, Lucia Di Cesare, la direzione di Olea ha consegnato i riconoscimenti ai produttori e frantoiani venuti a Fano non solo da tutta Italia ma anche da oltre confine. Il pubblico potrà avere in queste due giornate, oggi e domani, 22, sabato 22 e domenica 23, la presenza di questi produttori con i quali poter interagire, con i quali poter consigliarsi sul consumo dei loro prodotti, e verranno presentati al meglio proprio da loro con la collaborazione nostra e dei nostri assaggiatori. E la Regione Marche poi non si è smentita, i produttori e i frantoiani locali hanno mantenuto la tradizione delle migliori produzioni, portando anche quest'anno sul territorio premi importanti. A livello locale sono spiccati sugli altri la fattoria agricola Piccolo Mondo di Monbaroccio e l'azienda agricola Guerrieri di Terre Roveresche. Le altre regioni che si sono contraddistinte nella qualità del prodotto presentato sono Puglia, Sardegna e Umbria, mentre i premi internazionali quest'anno sono volati principalmente in Italia, Croazia, Spagna e Turchia. Infine, il vincitore assoluto, cioè il migliore degli oli extravergini internazionali tra le oltre 400 etichette valutate da Olea, è andato a Modugno, della città metropolitana di Bari, e in particolare all'azienda agricola Donato Conserva con l'olio Mimì Coratina. I premi sono suddivisi evidentemente tra produttori e frantoiani, questo perché ai frantoiani è richiesta una quantità maggiore di prodotto. Poi i premi sono suddivisi secondo normativa in base al fruttato, quindi fruttato leggero, medio, intenso, monovarietali e blend. Questo ci permette di premiare più persone meritevoli, perché in teoria tutti quelli che hanno un olio d'eccellenza, vale a dire le nostre 5 gocce, che significa aver ricevuto dal panel d'assaggio, e il nostro è qualificatissimo, un punteggio superiore ai 90 centesimi, tutti quegli oli andrebbero premiati, ma purtroppo a vincere è sempre uno. E la cosa che invece a noi preme dire è che la qualità media e assoluta è proprio ormai altissima. Direi in questi giorni Fano capitale dell'olio, capitale dell'Adriatico e del Mediterraneo, un momento di prestigio, un momento anche di grande promozione, tanti produttori che vengono da tutta Italia, anche da altre città, di altri paesi europei della costa, quindi un momento di soddisfazione per valorizzare questo prodotto.
prodotto straordinario di grande potenzialità ma anche di grande qualità enogastronomiche ma anche per la salute, non dimentichiamolo. Quindi grande momento di partecipazione e di valorizzazione. Fano Jazz Network riprende le proprie attività con la consueta adesione all'International Jazz Day. L'appuntamento di Fano dal titolo Ma cos'è il jazz si sviluppa in tre giornate a partire da domani e pone l'accento sul carattere divulgativo e formativo privilegiando la presenza di giovani musicisti provenienti dalle scuole del territorio ma non solo come spettatori, anche come esecutori e interpreti. Massimo Foghetti. Il 30 aprile prossimo si svolge invece l'International Jazz Day, una manifestazione che coinvolge tutto il mondo, direi, perché il jazz è una musica internazionale, ma a Fano è particolarmente sentita. E quest'anno ci saranno tre giorni dedicati in modo particolarmente agli alunni, agli studenti delle scuole. Ci siamo concentrati sull'aspetto didattico rivolto ai giovani, perché i giovani sono il futuro, perché i giovani rappresentano la speranza, perché i giovani sono portatori di valori nuovi e quindi ci siamo concentrati. A Fano abbiamo coinvolto le scuole tramite anche l'apporto dei servizi educativi. Abbiamo formato dei gruppi musicali che si alterneranno in queste tre giornate, il 26, il 27 e il 28 di aprile, in modo tale da portare nelle singole scuole questa musica fatta, costruita da questi giovani musicisti, naturalmente con coadiuvati e aiutati dai maestri preparatori, così li chiamiamo. Li voglio ricordare che sono Luca Del Maestro per la Scuola Gandiglio, Marco Pacassoni che è per il Liceo Marconi di Pesaro, Giorgio Caselli che per le scuole elementari di Sant'Orso ed altro. Queste sono tre scuole dove la musica fa parte integrante proprio dell'azione didattica. Sì, diciamo che in queste scuole già da tempo si coltiva questa pratica musicale, in particolare la pratica del jazz, che è pratica che vuole un po' l'improvvisazione, vuole coltivare l'improvvisazione e non ha problemi di stili, nel senso che ai ragazzi si richiede più che altro di entrare dentro un mondo musicale secondo la loro sensibilità. Maestro Giorgio Caselli, come si articolerà la partecipazione degli studenti all'International Jazz Day? Inizieremo il 26 presso la sede di San Lazzaro del liceo artistico e si esibiranno tutte le due band ospiti. La prima è appunto la band Atos della scuola Media Candiglio, la seconda che viene da Pesaro ci ha fatto questo grandissimo regalo di portarci questo quintetto della scuola del liceo musicale e il 26 appunto le due band si esibiranno in due set, una alle 10 e una alle 11. Il 27 International Jazz Day appunto ci saranno sarà la band sul palco, la Mosaico, e ci saranno anche sono 130 bambini che appunto seguono il progetto da settembre e quindi loro faranno dalla platea, guideranno anche gli altri, anche quelli più grandi, perché hanno lavorato appunto con me su diversi brani. Uno è Bourbon Street Parade, un Dixieland per eccellenza, poi faremo anche un po' di blues, e anche perché una cosa fondamentale che serve tantissimo appunto a scuola primaria, non avendo gli strumenti, gli faccio fare lo skate. Il 28 avremo due location per riuscire a coprire tutte le scuole, in questo caso l'istituto comprensivo Padalino, ma la sede centrale appunto, e l'istituto Nuti, per riuscire a istruire anche i bambini della scuola primaria. E adesso vi facciamo conoscere il mondo degli alpaca con Stefania Schiaroli, che si è recata a Roncussambaccio, dove alcuni di questi esemplari sono ospitati nel bioparco sociale Vita da Pacos.
Parliamo degli alpaca. Sono tra i più piccoli tra i mammiferi camelidi, assomigliano ai cammelli ma senza gobba. Hanno un carattere particolarmente gentile, sono curiosi, affidabili e adorano i bambini. Trasmettono molta calma e serenità e aiutano tante persone, soprattutto bambini e anziani, attraverso l'alpaca terapia. Gli alpaca sono mammiferi dagli occhi grandi, orecchie e collo lunghi e nasi prominenti. Sono animali estremamente pacifici, furono visti per la prima volta nel continente americano. Inizialmente si trovavano solo in Sud America, specialmente in Bolivia, Cile e Perù, la parte più popolata dagli alpaca. Oggi ce ne sono tantissimi negli Stati Uniti, in Australia, tanti anche nel Regno Unito e da circa 20 anni qualche migliaia anche in Italia. Quali sono le abitudini degli alpaca e cosa gli piace mangiare? Ah, gli alpaca sono molto bravi, ma sono anche molto selettivi, quindi loro hanno le loro erbette in giro quando pascolano liberi, noi gli diamo il fieno di terzo taglio e poi quando vengono le persone, il pubblico, abbiamo sempre un po' di fioccato che è come una specie di dolcetto. Gli alpaca sono animali particolarmente pacifici e sono quindi adatti alla terapia assistita per aiutare le persone. Sì, in realtà sono gli unici animali che abbiamo scelto nel nostro progetto proprio per questo motivo, perché sono bravi con le terapie assistite e avvicinano le persone alla natura. Nonostante la loro mole, che comunque non è piccola, riescono a essere talmente pacifici che le persone non hanno mai paura. E quindi poi sono comunitari, sono curiosi, quindi hanno un sacco di caratteristiche positive e ci sono piaciuti tantissimo. Abbiamo visto anche molti risultati. Vivere con gli alpaca si imparano un sacco di cose, in generale con tutti gli animali della fattoria, perché le persone hanno gli stessi atteggiamenti degli animali, si imparano moltissime cose anche su, appunto, sul rispetto che hanno tra di loro, sul modo di comunicare. Veramente un regalo questo, conoscere la natura nella sua stagionalità, nelle abitudini degli animali che osservi, perché non li devi usare, quindi è proprio tutto un altro approccio. Noi qui li osserviamo e basta, e questo è molto bello. Salvataggio degli animali durante l'alluvione di Senigallia e non solo. Sì, in realtà a parte gli alpaca, tutti gli animali che sono qua vengono da situazioni in cui avevano bisogno di essere, appunto, ricollocati, perciò avevano bisogno di una casa e noi li abbiamo accolti. La fattoria didattica ha appunto lo scopo di fare conoscere varie specie di animali, però poi non si può aumentare troppo il numero, sia perché si perde il contatto col singolo animale, sia perché poi gli animali devono stare sempre bene, avere uno standard di benessere molto alto e noi siamo in questo momento al completo. Per quanto riguarda gli orecchini, tra virgolette, che vengono messi a questi animali, non c'è un modo per poter evitare di metterglieli, visto che in natura è una cosa assolutamente innaturale? Sì, assolutamente. Ho provato, ho chiesto. La legge è una legge giusta, perché l'animale va riconosciuto. Quindi l'unica cosa è che non c'è distinzione tra un allevamento di 600 pecore e noi che ne abbiamo 18 e li riconosciamo anche di notte. Quindi bastava mettere in un cassetto magari gli orecchini e scrivere chi erano, però la legge dice che l'animale va riconosciuto, perché dopo domani che magari non ci sono più io e nessuno sa chi è Troppola, chi è Ardesia, chi è Guigio, tutti gli animali che da noi hanno un nome, è giusto che li sappia riconoscere, però la penso un po' come te. Noi siamo qui tantissimo tempo durante il giorno e questo ci riempie di gioia, e soprattutto ci riempie di gioia il fatto che è stato un progetto condiviso sin dall'inizio con anche tante persone fuori dalla nostra famiglia che ci hanno abbracciato il progetto e sostenuto economicamente. Spieghiamo a chi non riesce a capire, a chi non conosce l'amore degli animali, un aneddoto particolare che li possa far ricredere. Sì, gli animali hanno veramente delle risorse che noi a volte non riusciamo a immaginare. Per esempio, quando è stato male il coniglio, che aveva comunque una malattia che gli ha creato tante crosticine agli occhi e alle orecchie, il pappagallo, che viveva nella stessa, diciamo, voliera, da vicino, prima con discrezione, poi più deciso, l'ha liberato da tutte queste crosticine, quindi l'ha guarito, gli ha dato la possibilità, appunto, di salvarsi. E questa è stata una cosa molto commovente. Dopodiché, quando entravo coi bambini a prendere il coniglio, il pappagallo si arrabbiava tanto, perché era il suo amico, il suo amore. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Questa sera vi riproponiamo la cerimonia che si è svolta al Teatro della Fortuna di Fano, dedicata alla consegna del premio La Fortuna d'Oro a Francesco Tonucci e Carlo Simoni. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo l'appuntamento di domani mattina con la nostra rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti. Buona serata a tutti.